Secondo i vecchi saggi della regione colombiana del Chocó, Adamo ed Eva erano neri e neri erano i loro figli Caino e Abele. Quando Caino uccise suo fratello con una randellata, tuonarono le ire di Dio. Di fronte alla furia del Signore, l'assassino impallidì per la colpa e la paura, e impallidì a tal punto da rimanere bianco fino alla fine dei suoi giorni. Noi, bianchi, siamo tutti figli di Caino. L'autore che incontriamo oggi è Eduardo Galeano. Uruguaiano, scrisse a soli 31 anni nel 71 la storia di un continente diventato ormai un classico, le vene aperte dell'America Latina. Galeano è, oltre che un grande narratore, una delle maggiori voci critiche dell'economia globalizzata. Per analogia di temi e di sguardo sul mondo, abbiamo scelto per illustrare questo incontro, da un lato le incisioni di un artista messicano del primo Novecento, José Guadalupe Posada, che Galeano stesso usa nei suoi libri, dall'altro alcune fotografie del brasiliano Sebastião Salgado, che fanno parte della mostra In Cammino, mostra che ha avuto grande successo a Roma e che ora aprirà a Milano, a Palazzo dell'Arengario, dal 26 ottobre al 7 gennaio. Nella scrittura di Galeano il racconto di episodi semplici, minuti sconosciuti e di storie surreali si intreccia con l'uso del bisturi della ragione per illuminare i misteri dell'economia mondiale. Un'analisi ben sintetizzata dal titolo del suo libro più recente, A testa in giù, la scuola del mondo alla rovescia. Questo mondo è messo alla rovescia, coi piedi in alto e la testa in basso e l'ombelico sulle spalle, la sinistra alla destra. È un mondo che castiga il lavoro e ricompensa la speculazione. Un mondo dove l'onestà non ha più alcun prestigio e la mancanza di scrupoli invece è sempre più ricompensata. Un mondo dove chi ha nelle sue mani la custodia della pace sono i paesi che fanno gli affari con la guerra e le imprese che più avvelenano il pianeta, l'aria, l'acqua, la terra, sono le imprese che guadagnano di più. Il migliore degli affari dal punto di vista del denaro è il peggior affare dal punto di vista del mondo. Io diria l'ordine economico attuale inesplicabile. L'ordine economico mondiale è inesplicabile, un enigma. L'economia come scienza occulta. I quattro paesi economicamente più importanti dell'America Latina, Argentina, Brasile, Messico, Cile, 10 anni fa hanno privatizzato tutto per pagare il debito esterno. Todo o quasi todo. Tutto o quasi, tranne l'aria, che può essere privatizzata in qualunque momento, perché gli economisti diranno chi respira senza pagare non merita di respirare perché non dà valore a quello che respira. Hanno privatizzato tutto per pagare i debiti e 10 anni dopo devono il doppio. È come se io, braccato dai creditori, vendessi tutto quello che ho in casa, compresi i gioielli della nonna e la nonna stessa. Ho venduto tutto e ho il doppio dei debiti. L'economia è un tema per la guida Guinness. L'economia è un tema per la guida Guinness. In este orden globalizzato che si supone che funzioni. In questo ordine globalizzato che si supone funzioni d'accordo con le necessità umane, lavorare è un miracolo, come del resto è un miracolo respirare o camminare. Respirar y caminar. Los grandes símbolos del progreso. I grandi simboli del progresso, le città costruite perché la gente si incontri con la gente, la festa della comunicazione umana, ora si sono trasformate in immensi garage, dove le macchine si incontrano con le macchine. Donde las máquinas se encuentran con las máquinas.
respirare e camminare, los dos respirare e camminare, i due diritti più elementari, sono diritti che è ormai quasi impossibile realizzare. Non si può respirare, non si può camminare e lavorare. Il lavoro vale meno della spazzatura. In un grande viale di una grande città latinoamericana, qualcuno aspetta di attraversare. Fermo sul bordo del marciapiedi, di fronte alla raffica incessante di automobili, il pedone aspetta. Aspetta 10 minuti, 20 minuti, un'ora. Allora gira la testa e vede che c'è un uomo che fuma, appoggiato a un muro, e gli domanda: scusi, come faccio a passare dall'altra parte? Non so, io sono nato da questa. Le carceri si sono però trasformate in un affare, soprattutto negli Stati Uniti, che sono il modello universale che poi si applica alle altre parti del mondo. Si privatizza tutto e quindi anche le carceri. E io credo che questa sia una metafora del mondo prigioniero, perché il mondo è carcerato, non solo quelli che stanno dietro le sbarre. Siamo carcerati tutti. Chi non è prigioniero della fame è prigioniero della necessità o della paura. È un mondo di carcerati. Un mondo de presos. Il mondo de presos è un mondo de presos. Il mondo dei carcerati è un mondo di prigionieri dei debiti. Siamo tutti indebitati e pertanto siamo prigionieri dei nostri creditori. Non tutti. Per esempio, gli Stati Uniti hanno un debito che è 3 volte quello di tutto il cosiddetto terzo mondo. Però nessuno va a dare ordini agli Stati Uniti, nessuno va a dire a Clinton: questo è il programma economico che devi applicare. Invece, nei paesi del sud del mondo, i creditori decidono non solo la politica economica, ma anche la frequenza delle piogge, il volo delle mosche, l'amore degli amanti. Tutto. E di fronte a questo succedono alcune cose importanti che sono espressione dell'energia della società civile, quelli che io chiamo i muscoli segreti, che è il meglio di quello che la società contiene, questa energia segreta. In Messico, ad esempio, il movimento Il Barzón cominciarono in pochi. Alcuni debitori delle banche che si unirono per proteggersi, perché volevano difendere il loro piccolo terreno e la casa e la macchina, che rischiavano di essere espropriati dalle banche. E di fronte all'usura delle banche si sono uniti. Erano alcune centinaia, poi sono diventati 1000, ora sono più di 1 milione. Erano molto pochi, ma erano contagiosi. I governi dovrebbero apprendere dalla gente. Il vertice dovrebbe apprendere dalla base, ascoltare la voce dei non ascoltati. De aquí a poco, muy poquito, seremos todos. Tra poco, molto poco, saremo tutti gente del secolo passato. E ancora peggio, saremo gente del passato millennio. Il tempo si burla delle frontiere che gli mettiamo per credere nella favola che lo possiamo dominare. Lui continua la sua camminata per l'eternità, per il mistero. E non si cura di noi. Ma chi si libera della tentazione? Questo è il tempo delle grandi perorazioni, dei discorsi infiammati, delle minacce degli apocalittici che predicono la fine del mondo, della fine di tutto. E dico, può essere una buona opportunità per esercitare il diritto di sognare, il diritto al delirio, il diritto a guardare al di là dell'infamia per immaginare un altro mondo possibile. E il diritto di credere che in quest'altro mondo possibile sarà possibile lavorare per vivere
invece di vivere per lavorare, che la giustizia e la libertà, gemelle siamesi, nate per vivere unite spalla contro spalla, smettano di andare divorziate per il mondo. Sarà possibile, credo, spero, che i bambini di strada non siano trattati come se fossero spazzatura, perché non ci saranno più bambini di strada. E che i bambini ricchi non saranno trattati come se fossero denaro, perché non ci saranno più bambini ricchi. E l'educazione non sarà più privilegio di chi se la può permettere. E la polizia non sarà più la maledizione di chi non la può comprare. E dovremo aggiungere un undicesimo comandamento che Dio aveva dimenticato di mettere nelle tavole mosaiche. Dirà: amerai la natura di cui tu fai parte. Della che formas parte. E nos burlaremos todos, todos. E ci burleremo tutti, tutti delle frontiere dello spazio e del tempo. E potremo essere veramente fratelli di tutti coloro che hanno volontà di bellezza e volontà di giustizia, in qualunque posto siano nati e in qualunque tempo siano vissuti. Y hayan vivido donde hayan vivido. No está mal. Non è male sognare, delirare. Se non fosse per quest'acqua chiara, che ne sarebbe dei diritti umani che nel mondo di oggi sono stati ridotti solo a tre? Il diritto di vedere, sentire e tacere. Cominciamo a esercitare il diritto di sognare, perché veramente ogni notte possa essere vissuta come se fosse l'ultima, ogni giorno come se fosse il primo. Thank you.